consolatore, tu solo sei il mio Dio, con tutto il cuore vengo a te Signore, il tuo nome invocherò, non c'è un altro Dio.
adoriamo il nostro Re. Gloria a Dio, alleluia. Bene, accomodatevi, questo messaggio della parola di Dio, questa mattina la predicazione non è in modo particolare rivolta a per coloro che hanno un bisogno. Quando noi veniamo alla presenza del Signore, in mezzo a noi c'è qualcuno. Quanti sono d'accordo? Dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. A volte noi non poniamo mente in questo, che quando noi veniamo qui c'è qualcuno in mezzo a noi. Prima di tutto c'è lo Spirito Santo che è dentro di noi, che quello Spirito Santo ci permette di gridare Abba, Padre. Quindi ci sentiamo figli. Abbiamo detto in un cantico che l'abbiamo ripetuto più volte, io sono quello che tu, Signore, dici che io sono. Com'è importante quando noi veniamo al culto sapere che il Signore è in mezzo a noi, perché tu e anch'io non vengo guarito dalle parole di un uomo. Io vengo guarito dalla mano di Dio che è in mezzo a noi. È Lui che opera, è Lui che sana, è Lui che salva. Se no, altrimenti la nostra attenzione noi la mettiamo sull'uomo, e mettendola sull'uomo noi facciamo delle valutazioni, valutiamo l'uomo. È vero che noi dobbiamo comunque accettare i doni, i ministeri da parte di Dio, dobbiamo anche onorare coloro che sono in autorità, dice la parola di Dio, quell'autorità che Dio ha dato. Ma l'autorità che Dio dà è per il servizio, non è per essere autoritario, è per servire. Amen. Quindi com'è importante che questa mattina, quello che voglio dirti, domenica dopo domenica, le predicazioni che sono state fatte in questa chiesa, non soltanto da me, sono stati sempre degli appelli a qualcosa, per ricevere qualcosa. È vero o non è vero? Sempre per ricevere qualcosa. E molte persone ne hanno ricevuto un beneficio, sono venuti, hanno ricevuto questo beneficio da parte di Dio. Questa mattina invece io voglio parlarti, perché è molto importante. Perché ho voluto trattare questo tema? Ho voluto trattare questo tema perché dopo questo culto ci saranno coloro che desiderano essere collaboratori in questa chiesa. Collaboratori per l'opera di Dio, cioè collaborare in questa chiesa. Avere un compito, inserirsi dove già ci sono dei compiti ben specifici. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di manodopera. La Chiesa rispecchia i membri di Chiesa. La Chiesa rispecchia te. La Chiesa di Marostica sei tu. La Chiesa di Marostica non è il pastore della Chiesa. La Chiesa di Marostica la fanno i membri di Chiesa. Poi immaginatevi se io giovedì fossi andato là da solo sotto al doglione a cantare da solo, a girarmi e fare, la gente chiamerebbe il 118 e dice: per piacere venite qua perché c'è uno qua che è un po' strano. Siete d'accordo? Insomma, ma vedere 40 persone che cantano, che lodano il Signore, che hanno una maglietta che c'è scritto qualcosa su questa maglietta, ho deciso di seguire Cristo, questo attira la gente. Ma chi sono questi? Sono la Chiesa di Marostica evangelica. Siete d'accordo? Ora tu comprendi l'importanza che hai quando Dio ti ha chiamato e quando Dio ti ha salvato? Perché tu pensi che sei stato tu a scegliere il Signore, ma il Signore dice: non siete stati voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ti pensi che Dio ti ha scelto? Non è meraviglioso? Non ti ha scelto un direttore di una grossa società, ma ti ha scelto Dio, colui che è il proprietario del cielo e della terra, il padrone. Allora, la Chiesa
Una chiesa che imita Cristo. La vera chiesa di Gesù Cristo è una chiesa che imita Cristo. Qui ci vorrebbe un grande... Era come prima? Allora, se non sei d'accordo, va bene così. Ma se sei d'accordo a questa espressione, a questa affermazione, una chiesa, la chiesa di Gesù Cristo, è una chiesa che imita Cristo. Gloria a Dio. Luca capitolo 15, versetto 1 e 2. Gloria a Gesù. Luca capitolo 15, versetto 1 e 2. Avete preso? Ci siete? A me piace una chiesa che risponde, perché il culto lo facciamo insieme. A volte io vado a predicare in alcune chiese dove non sono in modo particolare pentecostali e faccio molta fatica, perché sono tutti in silenzio, pagati, nessuno parla. Io amo una chiesa che partecipa. Amen. Gloria a Dio, grazie. Allora, la mia traduzione dice così: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Chi si avvicinava a lui? Chi si avvicinava a lui? Ma guarda un po'! Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarli, ma i farisei e gli scribi cosa facevano? Mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questo è Gesù e questa è la chiesa di Gesù Cristo. È una chiesa che accoglie. È una chiesa, ed è interessante notare dal termine greco, perché sapete che il Nuovo Testamento è scritto nel greco, è interessante che il termine greco ci dà diverse interpretazioni su questa parola, che dice: costui cerca. Mamma mia, che bello! Costui cerca i peccatori. Costui li sta cercando. Li cerca. Chi vi viene in mente? Gesù, quando ha scelto, è andato da Matteo. Matteo cosa faceva? Era un esattore? Quindi era odiato da quelli che pagavano le tasse. E Gesù lo ha cercato. Gesù lo ha cercato. Zaccheo pensava di aver cercato Gesù, ma Gesù è passato per incontrarsi con Zaccheo. E Zaccheo cosa faceva? Esattore. Che poi prendeva dal popolo che non era da Roma e dava a Roma. Era odiato, ma Gesù lo cercava. Un altro termine dice che aspetta i peccatori. Gesù ha aspettato chi? Chi vi viene in mente? La donna? La samaritana al pozzo. Gesù era lì che l'aspettava. Abbiamo sentito qualche domenica fa quel bellissimo messaggio da Mariano. Poteva fare un'altra strada, poteva... Era in obbligo di passare da lì. E l'ha aspettata al pozzo. E questa donna cos'era? Una donna poco di buono. Aspetta. Un altro termine è accetta. Accetta, non con l'accetto. No, accetta. Ma accetta i peccatori. Questi erano quello che pensavano di lui.
Quanti sanno che Gesù si è formato una chiesa? Quanti sanno che Gesù ha formato la sua chiesa? Quanti sanno di far parte della chiesa di Gesù Cristo? Ora, se tu fai parte della chiesa di Gesù Cristo e io faccio parte della sua chiesa, io devo fare quello che Gesù ha fatto. Siete d'accordo o no? Importante. Ora, la realtà è che noi dobbiamo fare una scelta. Qual è la nostra scelta? La scelta è a quale categoria appartenere. Perché noi possiamo appartenere alla categoria degli scribi e i farisei. Ora la mia domanda è: quanti conoscono dei cristiani che sono scribi e farisei? Io ne conosco tanti. Io ne ho conosciuti tanti. E anch'io ho fatto parte per un tempo per quella schiera. Perché prendevo la parola di Dio e la facevo diventare un martello. Qualcuno che mi conosce da più di 20 anni lo sa questo. Meno male che alcune predicazioni, quando lo Spirito Santo ti mette in ginocchio e ti fa comprendere che è solo per grazia che stiamo in piedi, e allora comprendi tante cose. Vi ricordate che Gesù parlò di due persone? Vi ricordate che Gesù fece questo esempio? C'era il ricco e c'era il povero. Vi ricordate? Vi ricordate cosa ci dice la scrittura? Che il ricco diceva: Signore, io non sono, grazie che non sono come lui. Meno male che non sono come lui, perché io prego 3 volte al giorno. Perché io faccio questo. E l'altro invece si batteva il petto e diceva: Signore, abbi pietà di me, perdonami, perché sono un peccatore. Io conosco molti. La scelta che dobbiamo fare è in quale categoria ci schieriamo. Ieri ho visto una vignetta che mi ha toccato, bella. Ho detto: ma guarda un po', che bello questo che ha fatto questa vignetta. C'era la donna adultera, fatta una vignetta, la donna adultera, e c'erano chi lanciava i sassi e l'altro diceva a quell'altro lì che aveva il cellulare in mano: ma tu non lanci i sassi? No, no, io preferisco farlo su Facebook, così nessuno mi vede. Ridiamo. Sapete quanti lo fanno? Sapete quanti lo fanno? Usano quel mezzo per lapidare, usano quel mezzo per tirare sassi, usano del mezzo, ma il bello è che alcune persone, io lo so che sono fatto così purtroppo, alcune persone di questi vanno anche a predicare, salgono sui pulpiti. E questa è la cosa più difficile, perché quello che fa la testimonianza di Cristo è la mia vita, è la tua vita. Non sono le chiacchiere, trovano il tempo che trovano. È la tua vita che parla del Signore. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amen. È Cristo che vive in me. E se Cristo vive in te, tu sei come Cristo. Non può essere al contrario. Non può essere differentemente. Gli scribi erano una classe di uomini esperti in tutto ciò che riguardava la trasmissione dei testi e della traduzione religiosa. Loro scrivevano i testi, quindi le persone che conoscevano, chi conosce meglio di me la legge? Io la trascrivo, io conosco la scrittura, io sono... I farisei c'erano un vero e proprio partito con la finalità del contempo religioso e politica di promuovere una rigorosa osservanza all'interno del corpo legislazione mosaica, cioè si attenevano alla legge di Mosè. È scritto, la legge è questa, tu perché ti comporti in questo modo? D'altronde
se lo Spirito Santo non fulminava Paolo, Saulo, perché lì fu un fulmine, a Ciel Sereno fu un fulmine. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E perse la vista. Aveva bisogno di riacquistare una vista nuova. E io credo, permettetemelo di dire, che la Chiesa oggi ha bisogno di acquistare una nuova vista. Ha bisogno di acquistare una nuova visione, perché deve essere vedere la Chiesa come la vede Gesù Cristo, vedere le persone nel bisogno come le vedeva Gesù. Questa è la Chiesa. Quanti possono dire che giovedì è stato bellissimo stare là sotto lì? È stato bello. Cosa abbiamo fatto? Cantato e pregato. Ma ci sentivamo di essere al centro della volontà di Dio. Amen. Ci sentivamo di essere al centro della volontà di Dio. Quante volte mi sentite dire, la Chiesa non sono queste mura quando entriamo qua dentro qui. Qui noi veniamo a prendere, a cogliere, a fortificarci, ma poi dobbiamo uscire. Quegli studi che inizieranno la settimana, alla prima settimana di ottobre, a cosa serve? Non serve per ingrassarci, per gonfiarci. Serve perché noi comprendiamo ancora di più quanto è grande, quanto è alto, quanto è profondo, quanto è largo l'amore di Dio. Amen. Poi prendiamo quello, usciamo e raccontiamo agli altri. Gesù, quando guariva le persone, sapete cosa diceva? Solo alcuni gliel'ha vietato di fare. Va e racconta ai tuoi ciò che Dio ha fatto per te. Lo stai facendo tu? Stai raccontando ciò che Dio ha fatto per te? Ciò che Dio ha fatto per te. Più delle volte noi a volte dimentichiamo chi eravamo. A volte dimentichiamo chi eravamo. L'apostolo Paolo dice qualcosa al suo amato figlio Timoteo, in 1 Timoteo capitolo 1 versetto 4. Certa è questa affermazione ed è degna di essere pienamente accettato, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Si mette davanti a tutti perché riconosce che la sua vita prima di conoscere il Signore era una vita di peccato. Quindi si mette davanti e dice: io sono il primo. Lui ha firmato l'atto di lapidazione per Stefano, primo martire, è stato Paolo. Era lì presente, perseguitava la Chiesa. E Paolo non può dimenticare il suo passato. Fratelli miei, non dimentichiamo dove siamo stati tirati fuori, dove il Signore ci ha tirato fuori. Ma io non ho commesso omicidio, non ho fatto furti, non ho mai rubato, non ho mai fatto questo. Avevi bisogno di Gesù? Eri un peccatore morto nei falli e nei peccati. Cristo Gesù è venuto a salvarti. Senza Cristo Gesù in cielo non si va. Gesù ha detto: io sono là. La porta, e tra quella porta devi passare. Cornelio conosceva Dio, pregava a Dio. Cornelio dava elemosine per il popolo di Dio. Ma cosa fece il Signore? Gli mandò l'apostolo Pietro a predicargli di Gesù. Aveva bisogno della salvezza in Gesù Cristo. Ed era un uomo che faceva elemosine, era un uomo che pregava tre volte al giorno, era un uomo che ascoltava la voce di Dio, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è tutto il Vangelo. Una Bibbia piccolina così, e trovi scritto questo, è tutta la scrittura. Tu hai avuto bisogno di Gesù, io ho avuto bisogno di Gesù e non mi misuro con nessuno, perché non sono in grado di misurarmi con nessuno. Perché se sono in piedi ancora oggi e sono nella fede, è solo grazia, per la grazia di Gesù Cristo.
E grazie allo Spirito Santo che continua a parlare al mio cuore giorno dopo giorno. Ieri quando, stamattina quando leggevo questo verso, non sapete quante volte ho pianto io questo messaggio, quante volte ho pianto e ho detto: Signore, grazie, perché ho 60 anni, sono nato nella fede, cresciuto nella fede, ho visto tante di quelle cose, sono stato scoraggiato, però Signore sono ancora qui. Gloria a Dio. E come mio padre mi disse, ci disse, prima di andarsene con il Signore, le ultime parole che lui usò: ho combattuto il buon combattimento, ho osservato la fede e adesso vado a prendermi la corona che il giusto giudice mi ha assegnato. Chiuse gli occhi e andò col Signore. Che siano le mie parole: ho combattuto il buon combattimento della fede. Sì, perché è un combattimento la fede, è vero o non è vero? Ogni giorno, ma più che altro, ascolta bene, è un combattimento non tanto col diavolo, non tanto con gli altri, ma è un combattimento con noi stessi. Quanti sono d'accordo con me? Combattimento con noi stessi, i pensieri ci travolgono, ci prendono, ci vogliono allontanare dalla fede, ci portano tante cose, è un combattimento con noi stessi. Guardate la scrittura, vedete quanti uomini che Dio ha usato potentemente hanno avuto delle crisi. Elia, uomo grandemente usato da Dio, uno dei più grandi profeti, se ne scappa nel deserto e dice: Signore, voglio morire. Crisi. Perché? Perché siamo uomini fatti di carne. Noi siamo circondati da pubblicani e farisei, viviamo in una società dove il peccato abbonda. È vero o non è vero? Dove il peccato abbonda. Noi guardiamo ogni giorno, guardiamo anche la politica. Devo fare molta attenzione a quello che dico, perché sono in diretta. Noi ridiamo, ma è così. Bisogna fare molta attenzione. Ma quello che voglio dire è: l'uomo rimane uomo. Quante delusioni, quante parole gettate al vento. No, non faremo mai una, mai, noi non avremo mai niente a che fare. Poi si sposa, poi si prendono, si girano le poltrone. Dammi la mia, prendi la tua, io prendo questo, l'altro prendo quest'altro, l'altro. Questo è, manca il timore di Dio. Però che cosa possiamo fare noi, Chiesa del Signore? Possiamo pregare per coloro che ci governano. Lo dice la parola. Pregate per coloro che sono in autorità, pregate per coloro che vi governano. Perché Dio è sovrano, perché sopra ogni cosa c'è Lui che governa sulla nostra nazione. Non solo sulla nostra nazione, ma sul mondo intero. Egli è assiso sul suo trono. E l'ultima parola ce l'ha Lui. È importante. Dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Gloria a Dio! Dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Io ve lo posso dire, ve lo posso testimoniare, in una città dove veramente, Napoli, la città dove veramente il peccato, dove veramente ci sono certi posti, certi luoghi, che fa paura entrarci, fa paura andare, ma ci sono dei giovani spinti dallo Spirito Santo, dei fratelli spinti dallo Spirito Santo, che vanno a predicare in quei luoghi e lodano il Signore, glorificano il Signore. Io posso farvi certi nomi, voi magari non immaginate, ma il Bronx è peggio del Bronx, la 167, Forcella, i quartieri. Vi potrei dire, ci sono certe zone dove tu veramente è meglio non andarci. Oggi le cose sono abbastanza cambiate, ma di sera, eppure lì la predicazione è arrivata e Dio ha guarito, ha liberato, ha sanato, ha battezzato nello Spirito Santo. Il Signore è veramente potente, perché dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. In una bisca clandestina, dove era una bisca clandestina, oggi c'è una chiesa che loda e glorifica il nome del Signore. Perché Dio è potente. Perché Gesù ha detto che noi dobbiamo cercare, aspettare, accettare, accogliere. Perché questo è Gesù Cristo. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo.
E invece ci sono alcune chiese che accettano solo i santi. Santi. E quindi, no, mi spiace, ma bisogna... Ora è vero che l'Apostolo Paolo ci dice che non dobbiamo mangiare con alcuni, e la Scrittura, l'Apostolo Paolo afferma in modo particolare che non dobbiamo stare con alcuni. Ma chi sono questi alcuni di cui la parola di Dio ne parla? Prima Corinzi capitolo 5 versetto 11, l'Apostolo Paolo dice: ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, con quelli non dovete neppure mangiare. Di cosa sta parlando? Sta parlando di coloro che dicono di essere fratelli. Dichiarano di essere fratelli. E questi continuano a fare la vita che vogliono. Allora l'Apostolo Paolo, con l'autorità dello Spirito Santo, dando istruzione alla Chiesa, dice: attenzione, queste persone non dovete neppure mangiare, neppure stare insieme, perché non sono dei fratelli, questi hanno bisogno ancora di convertirsi. Ma siccome che sono già entrati ad ascoltare la parola, la grazia, ma l'hanno rifiutata, quindi vogliono in qualche modo nascondersi in mezzo al popolo di Dio, l'Apostolo Paolo qui è chiaro. Ma per coloro che vivono ancora oggi nel peccato, ma non conoscono il Signore, noi dobbiamo spalancare le porte. Noi dobbiamo accoglierli, noi dobbiamo predicare la parola di Dio che cambia, che trasforma le vite delle persone. Prima abbiamo sentito Marco, e la testimonianza di Marco, ve lo assicuro, non è tanto per la quale, ma è potente. Ma Dio ha cambiato la sua vita, ha cambiato il suo cuore. E la cosa più bella che ti può succedere è che le persone che ti conoscevano possono testimoniare: non è più la stessa persona, non è più quello di prima, non è più uguale. Prima si parlava delle donne, si parlava di certe cose, si parlava di chi ne ha più ne metta. Adesso con lui, solo il Signore, la Bibbia, i fratelli, la Chiesa, le preghiere. È vero o non è vero? Ma questo chi lo fa? Lo fa lo Spirito Santo che è dentro di noi, perché tutte le altre cose non hanno senso. Ma dobbiamo ascoltare quelli che vivono in questa situazione. Colossesi capitolo 3 versetto 11 ci dice: in questa nuova vita non conta la nazionalità, né la razza, né la cultura e neppure la posizione sociale. Queste cose non hanno significato. Ciò che conta è avere Cristo dentro di noi, Cristo che è disponibile allo stesso modo per tutti. Non importa di quale razza, di quale colore, di quale ceto sociale, non ha importanza. Quello che importa è che nella Chiesa del Signore sono accolti tutti, giudei, greci, tutti. E questa Chiesa, grazie a Dio, ci sono diversi fratelli che vengono da diverse esperienze, anche ex atei, che lo hanno anche insegnato, perché quello era il loro paese, quello era quello che loro sapevano, e hanno insegnato l'ateismo. Ma quando hanno incontrato, hanno ascoltato la voce di Gesù, hanno ascoltato lo Spirito Santo e hanno iniziato a predicare che c'è un Dio in cielo e che ha mandato Gesù Cristo suo figlio per salvare, per redimere, per guarire, per liberare, e sono stati i primi ad essere liberati. E possono dire, come diceva l'Apostolo Pietro: dell'oro e dell'argento non abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù, si guarito. Ora la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa del Signore, non è forse una Chiesa che entra con problemi e esce con problemi? Non è forse una Chiesa che culto dopo culto, predicazione sopra predicazione, si predica? Perché questa predicazione? Perché ho messo un attimo di, come si dice in inglese, stand by. Pausa. Riflettiamo. Chi siamo in Cristo? Cosa il Signore ha fatto in noi?
Chi siamo? Qual è la potenzialità che Dio ci ha dato, che Cristo ci ha dato? Perché altrimenti, sapete cosa facciamo noi? Noi continuiamo a tenere lo sguardo sul problema. E tu ed io problemi li avremo sempre. Vedete, questo bicchiere qua è vuoto. Se io metto un po' d'acqua, ok? Chiamo uno di voi e gli dico, tienimi questo bicchiere d'acqua. Con un bicchiere d'acqua in mano, non pesa tanto. Ma gli dico, tienimi il bicchiere così. Tienilo. Poi continua a tenerlo. A un certo punto cosa succede? Che questo braccio inizia con tanto d'acqua così. Siete d'accordo con me o no? Qualsiasi cosa tu hai in mano, dopo un po' ti stanchi. All'inizio non ti sembra pesante. Il diavolo sai cosa fa nella tua vita? Ti fa vedere. E ti fa pensare sempre quello. E tu continui a pensare quello. E quando tu continui a pensare quello, inizierai. E tu dici, Signore, quant'è che mi togli il bicchiere? E il Signore ti dice, quant'è che tu credi in me? Signore, quant'è che mi togli il bicchiere? Non ce la faccio più. Mandami qualcuno a sostenere il braccio. E allora ecco le predicazioni che vieni avanti con il bicchiere ancora in mano e dici, Signore, liberami, preghiamo. Vai indietro e torni col bicchiere in mano e te ne vai a posto con il bicchiere. Hai avuto un po' di sostegno. Ma se noi crediamo che il Signore ha il pieno controllo sulla nostra vita, questo diventa niente. Niente. Perché gli diamo il giusto peso. Gli diamo il giusto peso. Che non è niente. Anzi, il Signore dice, bevitela quell'acqua, va, è meglio. E ci sono tante persone che vivono sotto un legalismo. Ci sono tante persone che vivono sotto questo legalismo. Non hanno ancora la libertà nella mente, nello spirito, e fanno parte della Chiesa, vengono ai culti, ma non hanno ancora quella libertà e continuano ancora ad elemosinare la benedizione di Dio. Ma tu sei la benedizione. Non lo dico io, lo ha detto Gesù. Gesù disse alla donna samaritana, quell'acqua che io ti darò scaturirà in te una fonte di acqua viva. Cioè l'acqua che io ti darò, sarai tu che darai a bere l'acqua. E lei non ha aspettato neanche un po', ha messo subito l'anfora, l'ha lasciata lì ed è corso nel suo paese, ha detto venite a vedere, ho incontrato il Messia. Acqua. È uscita acqua. E tutti sono corsi ad ascoltare la parola di Dio. Noi veniamo a culti, ascoltiamo, facciamo parte di una chiesa, siamo iscritti nel registro della chiesa, facciamo, vediamo. No! La chiesa di Gesù Cristo è una chiesa che imita, è una chiesa che si, per favore, è una chiesa che si inginocchia, è una chiesa che questa donna era, doveva essere presa a sassate, hanno interrogato Gesù, era la legge, ma Gesù si è inchinato vicino a lei e ha iniziato a scrivere per terra e dopo gli ha detto, donna, dove sono i tuoi accusatori? Questo è quello che dovrebbe succedere quando qualcuno viene nella Chiesa di Gesù Cristo, sentirsi amato, sentirsi accettato, sentire che può chiedere al Signore, Signore lavami, sono peccatrice ma ho bisogno di te, sono un peccatore ma ho bisogno di te. E quando il Signore ti lava tu non puoi assolutamente stare in silenzio, devi correre a raccontare quello che Dio ha fatto per te. La preghiera di Silvia questa mattina ha toccato profondamente il mio cuore. Perché? Perché so che è stata guarita. E quando lei lo ha esposto, ha detto, Signore, tu sei l'Eterno che guarisce. Si è commossa, ha commosso anche me, perché so che l'Eterno è l'Eterno che guarisce. E se io so che l'Eterno che guarisce, non lo vado a raccontare agli altri. Non posso dire, guarda che c'è Gesù, guarda che c'è il Signore. Oh, ma la società sta andando male. Va male perché la Chiesa non sta facendo la sua parte. Ma se noi facessimo la nostra parte, se noi veramente ci mettiamo insieme, qualcuno
La sorella Ines, Maria, ieri mi ha detto: pastore, fra l'altro mi porta i saluti, sta bene, ero dimenticato di dirvelo, sta bene, ieri siamo stati a trovarli a Lisa, sta bene, mi porta i saluti, a Dio piacendo sarà in settimana. Dice: pastore, ma non si potrebbe fare una veglia di preghiera nella nostra chiesa? Magari non tutta la notte, ma arrivare fino all'una, all'una e mezza, alle due, sarebbe bello, perché lei sta leggendo un libro. Un libro che quella chiesa, quando ha iniziato a fare qualche veglia di preghiera, Dio ha iniziato a smuovere la città. E questo lo può dire anche Marco, mio nipote, a Napoli. Lì, gospel, loro sono su una strada dove fuori c'è la prostituzione, ci sono donne, fanno le veglie di preghiera, queste donne quando finiscono entrano in chiesa. E si mettono a pregare, loro pregano per loro. La chiesa si è sviluppata in maniera incredibile. In 4 anni contano quasi 500 persone. Il comune gli ha dato un terreno per 14.000 metri quadrati per fare un locale. Tutto questo perché? Perché c'è il bisogno. Perché sento il bisogno. Signore, io posso cambiare le cose. Io sono la tua chiesa. Io posso cambiare le cose. Ma il nemico che cosa fa? Il nemico ti farà vedere sempre questo. E ti vuole bloccare la tua mente nel guardare questo. Esatto. E vengo in chiesa e chiedo preghiera, perché ho bisogno di preghiera. E ricordate, c'è un passo della scrittura che il Signore dice: ma perché chiedi a me? Signore libera, perché chiedi a me? Signore, cosa devo fare? Stendi il bastone. Veda, stendi il bastone. Ci dice anche di avere compassione con chi è debole nella fede. La parola di Dio ci dice di avere compassione. Chi è debole nella fede, non giudicare. Avere compassione. La scrittura dice in Romani: chi mangia legumi, mangia carne, non disprezza quello che mangia legumi. E chi mangia legumi, non disprezza quello che mangia la carne. Avere compassione. Galati capitolo 6 dice: fratelli, se scoprite che qualcuno di voi sta commettendo un errore, voi che siete guidati dallo Spirito dovete aiutarlo con dolcezza e umiltà a ritornare sulla strada giusta, tenendo presente che la prossima volta potrebbe capitare anche a voi. È chiaro qui, no? È bellissimo. Tenete presente che stiamo tutti quanti sulla stessa barca, tutti, nessuno più alto di un altro. Se sappiamo qualcosa, piuttosto di andarlo a riferire fuori, andare a parlare, preghiamo, prendiamo il fratello, prendiamo la sorella e diciamo: so questa situazione, sto pregando per te, ti sto vicino, desidero aiutarti, desidero tirarti su. Scribi e farisei, ce ne saranno sempre. Sono due libri nella scrittura che secondo me non sono mai finiti di scrivere. Sapete quali sono? Avete sentito tante volte. Due libri che continuano ancora nella Sacra Scrittura, non sono finiti. Uno è gli Atti degli Apostoli, perché ognuno di noi può raccontare ciò che Dio ha fatto, quindi potremmo aggiungere gli Atti degli Apostoli, no? Quando siamo stati salvati, guariti, liberati, potremmo aggiungere. E l'altro libro è il libro delle Lamentazioni. Quello è un altro libro che non finirà mai, perché c'è sempre chi si lamenta. Un tempo facevo una pubblicità di una famiglia che si lamentava sempre. Erano proprio sempre scontenti, gli scontentavi. Potevi fare quello che volevi, c'era sempre scontentezza. Ora la domanda mia è: che si dice della chiesa di Marosta? Tu fai parte di questa chiesa? Ti senti parte integrante di questa chiesa? Cosa si dice della chiesa di Marosta? Che testimonianza ha? Perché è importante la testimonianza di quelli di fuori. È importantissimo. E io ho scritto su Google: fammi vedere cosa dicono. Che si dice della chiesa di Marostica? Chiesa evangelica di Marostica? Sono andato su Google. Wow! E cosa trovo? Trovo un articolo di un giornale che l'ex sindaco, che noi conosciamo molto bene, ha fatto delle affermazioni su di noi che io neanche sapevo.
fatto da un giornalista. Stiamo vivendo in un periodo particolare, ci sono più di 70 persone che sono state licenziate. Io sono andato in banca, ho detto al direttore della banca: guarda, che io ho 70 persone licenziate, così non hanno problemi, hanno problemi a pagare, hanno problemi così. E chi ci ha aiutato? Chi ha potuto aiutare queste famiglie? La Chiesa Cristiana Evangelica di Marosta. In qualche modo ci ha aiutato. Ho detto: Signore, grazie. La Caritas, cosa ha messo? Comunque alcuni... altre istituzioni, ma è citata la Chiesa Cristiana Evangelica di Marosta. La Chiesa di Gesù Cristo è una Chiesa che riflette Cristo. Se noi riflettiamo Cristo, possiamo andare e chiedere gentilmente: potete darci questo spazio? Noi vogliamo pregare per questa città, vogliamo pregare per voi. Vogliamo essere una testimonianza. Vogliamo essere luce. La Chiesa di Gesù Cristo non è una chiesa, non è un circolo sociale, non è un club che fanno parte solo alcune categorie di persone, solo alcuni iscritti, solo coloro che possono permettere e hanno una buona reputazione. La Chiesa di Gesù Cristo è una chiesa che comprende che è salvato per grazia, che siamo peccatori, e comprende che il Signore ci ha arruolati per aiutare quanti sono nel bisogno. Sapete cosa dice Matteo capitolo 25 versetto 21? Chi ha una bella voce come la mia? Ma che, sono andati via? No, ci siete, vero? No, perché con gli occhiali a volte si appannano, non vedevo. Chi ha una bella voce come la mia? Due. Chi ha una bella voce come la mia per leggere Matteo capitolo 25 versetto 21? Si alzi in piedi. Ok, grazie. Gloria a Dio! Quanti vogliono sentirselo dire? Quanti vogliono sentirselo dire? Non dice: tu sei stato un bravo pastore, tu sei stato un bravo evangelista, tu sei stato un bravo musicista, un bravo cantante, sei stato un bravo anziano, tu sei stato, non ci sono, per il Signore non ci sono i ruoli. Fedele, servitore, entra! Entra, voi mi provate, avete mai, io a volte quando mi, perché immagino che il Signore è davanti alla porta del paradiso e tutti quanti in fila che stiamo passando e dice: adesso cosa c'è? E sentirti dire: no, tu non sei degno, non ti conosco, non ti ho mai conosciuto, ma Signore, io, ma abbiamo fatto questo, non ti conosco, non ti ho mai conosciuto. Ma sentirsi dire con una mano sulla spalla: sei stato fedele servitore in poche cose, ma io ti costituirò su grandi cose. Entra nella casa del Padre mio. Cosa dicono della Chiesa di Marostica? Cosa stanno dicendo della Chiesa di Marostica? Questa mattina questo messaggio è per te, perché voglio che tu possa comprendere che Dio ti ha chiamato, e se ti ha chiamato a entrare in questa Chiesa, Dio ti sta chiamando a collaborare. Dio ti sta chiamando a non riscaldare una sedia, a non farti il tuo culto, ma a partecipare, ad essere attivo, a partecipare a qualsiasi compito nel servizio. Mi è piaciuto molto la sorella Mara. Dove sei, Mara? Eccola lì, domenica scorsa. Mara mi ha detto: pastore, ma domenica prossima che c'è l'incontro dei collaboratori, e che cosa? E ho detto: Mara,
tu sei una grande collaboratrice, perché tu mi vai a prendere le persone a casa, me le porti in chiesa, le accompagni di qua, le accompagni di là, e quando c'è bisogno di qualcosa, ho bisogno della tua di parlare in portoghese, Mara, mi aiuti, Mara, non è collaborazione questo? E il suo nome è scritto nel libro della vita. E quel giorno il Signore dirà: bene hai fatto, figlia mia, perché hai accompagnato le persone in chiesa. Io sono stato accompagnato da bambino, mio padre non guidava. Mi portavano alla scuola domenicale, la scuola domenicale era solo la domenica mattina. Poi facevano il culto la domenica sera, eravamo tantissimi in chiesa. E veniva chi veniva a prenderti con il pulmino, io stavo là con la mia cartellina, scendevo la domenica, loro passavano, venivano a prendere. Quando sono andato nella mia chiesa dove sono nato, e hanno saputo poi che io sono diventato un pastore, quello che mi accompagnava piangeva dalle lacrime, non sapevo che avevo portato un pastore nel mio pulmino. Non avrei mai pensato. Sì. Perché Dio ti chiama a servire. Dio ti chiama ad essere attivo nella Chiesa di Gesù Cristo. Dio ti sta chiamando al servizio. Dio sta cercando uomini e donne che lo stanno cercando con tutto il loro cuore. Uomini e donne che sentono il bisogno. Io sento il bisogno, fratelli, sorelle, di trasformare questa società. Io non voglio più criticare, che le critiche non servono a niente. Io sono chiamato ad evangelizzare, sono chiamato a parlare di Gesù, sono chiamato ed ho una grande responsabilità, ma ho anche un grande beneficio da parte di Dio, un dono meraviglioso. Sapete, io ricordo mio papà, mi sentite spesso dire di mio padre, di mia madre, in modo particolare papà. Mio padre quando stava a letto, e stava male, mio padre era molto anziano, quando entrava qualcuno e gli parlava del Signore, mio papà si alzava dal letto. Talmente che gli parlava del Signore, gli gioiva, lui stava bene, si sedeva, mangiava, era così gioioso perché parlava del Signore. Quanti hanno fatto questa esperienza? E quando parli del Signore a qualcuno, anche se stai male, inizi a stare bene. È vero o non è vero? Si inizia a trovare, te ne vai a casa gioioso. Perché? Perché ti senti al centro della volontà di Dio. Perché il Signore ha detto: andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Concludo. Con cosa concludo? Me lo sono scritto qua. Ieri. Che cosa è venuto a predicare Gesù? Che cosa è venuto a formare? Gesù ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi. Lui è venuto a predicare cosa? Il regno di Dio. E che cosa facevano coloro che conoscevano, appartenevano a Gesù? Entravano nel regno di Dio. Cosa disse a Nicodemo? Tu non puoi entrare, non puoi vedere, se non nasci di nuovo. Quindi se noi siamo nati di nuovo, siamo entrati nel regno di Dio. Chi governa su di noi? Dio. È colui che governa su di noi. Quindi non siamo di questo regno, ma siamo del regno di Dio. Quali sono le caratteristiche per entrare in questo regno? Io me le sono scritte. E io faccio parte di tutte queste caratteristiche per far sì che il Signore mi ha fatto entrare nel suo regno. Dobbiamo diventare come bambini. Se voi non diventate come questi piccoli, voi non entrerate, punto, nel regno di Dio. E i bambini cosa fanno? Anche se litigano, dopo si abbracciano, è finita lì. Bisogna avere la volontà, essere attivi, avere la volontà. Bisogna avere dentro di noi, sapere accettare determinate cose. Se volete i versi, se state prendendo appunti, vi darò anche i versi della scrittura. Il primo è diventare bambini, Matteo 19,14. Secondo la volontà, Luca 1,17 o Luca 9,62. Accettazione, cioè accettare le cose che vengono da parte di Dio. Galati capitolo 2, versetto 20. La vita che ora vivo nella carne, io la vivo
per servire Cristo. Essere stati dei peccatori. Gesù è venuto a salvare i peccatori, non i santi. Chi si sente sano non può entrare nel regno dei cieli. Devi per forza sentirti prima di tutto peccatore e hai bisogno del sangue di Gesù sulla tua vita. E allora quando noi ci sentiamo peccatori, quando noi ci siamo sentiti peccatori, ancora oggi quando noi sbagliamo, riconosciamo che il sangue di Gesù ancora oggi è potente da guarirci e liberarci da ogni macchia di peccato. Amen. Chi pensa di averlo ricevuto soltanto allora e continua a peccare, dice vabbè, ma poi dopo vado in cielo. Applichiamo il sangue di Gesù sulla nostra vita, dire: Signore, perdonami, abbi pietà di me, lavami affinché io sia netto nel peccato. Quindi che cosa voglio dirti con questo? Voglio dirti che noi abbiamo una visione, questa Chiesa ha una visione, e quella visione è scritta lì, sotto il benvenuto. Dobbiamo accogliere tante persone che Dio manderà e che sta preparando e che le dobbiamo accogliere. E dobbiamo avere il collirio dello Spirito Santo sui nostri occhi. Dobbiamo avere un cuore secondo il suo cuore. Dobbiamo sapere amare, sapere accettare. E allora la domanda mia questa mattina è questa. Tu hai firmato anche un documento, un foglio, perché per leggere dobbiamo avere di essere membro di Chiesa di Marostica. Questa è la visione di Marostica. È la visione che accogliamo persone, non guardiamo il sito sociale, non guardiamo niente. Noi vogliamo accogliere coloro che hanno bisogno di essere guariti, liberati, sanati, e che magari nella società non stanno avendo altro che accuse sopra di loro, continuano ad essere accusate. Noi sappiamo che c'è Gesù che libera, che sana, che guarisce, che lo ha fatto con noi, con ognuno di noi. Allora la mia domanda è questa: vuoi tu far parte della Chiesa di Marostica? Vuoi tu far parte di questa Chiesa? Sentirti anche tu parte integrante di questa visione? Alziamoci a piedi. Stamattina voglio dirti che il messaggio della predicazione ha avuto questo indirizzo. Dio vuole che tu possa comprendere chi sei, a quale alta e superna vocazione sei stato chiamato. Non è semplicemente far parte di una, tra virgolette, denominazione o chiesa evangelica. Tu appartieni al Signore. E se tu ed io apparteniamo al Signore, siamo servi del Dio Altissimo. E Dio ci ha dato autorità. E quell'autorità non ce l'hanno soltanto pochi uomini nella Chiesa. E noi gli diamo anche delle connotazioni. Pastore, anziani. Dio ha chiamato anche te. A te. Ha chiamato te nel luogo di lavoro, perché tu sia luce. Ha chiamato te in quel posto affinché tu possa essere il sale in quel luogo, affinché dove viene bestemmiato il nome di Gesù, io. E qui nel Veneto su quattro termini è una bestemmia. A volte lo fanno perché non comprendono, a volte è proprio una intercalare. Ma tu puoi essere quella luce vicino a quella persona. Puoi aprirgli gli occhi. Il Signore ti ha messo in quel posto dove sei e magari stai portando pazienza per alcune cose. Sappi perché Dio ti forza, perché vuole che tu possa testimoniare di Lui e raccontare che c'è un Dio grande. Se conosci una difficoltà di un tuo collega di lavoro, di un'amica, di un amico, del tuo vicino, conosci una difficoltà, non avere timore di bussare la porta, di parlare e dire: posso pregare per te?
semplicemente posso pregare per te, posso starti vicino, hai bisogno di una spalla, voglio piangere con te. Fratelli, sorelle, basta uscire fuori per vedere il bisogno che c'è. Quanta gente. In 3 giorni, la settimana, 15 giori fa, si sono uccisi 3 ragazzi. 3 giorni. Uno di droga, dai 18 ai 23 anni, e 2 si sono impiccati. Poco ospiteremo qui, sto cercando di organizzare, adolescenti estremi, un ministero meraviglioso, andate a vedere l'Italia. Ha un ministero grandissimo, sta girando per tutte le scuole e sta predicando sul bullismo. E non solo bullismo. Gli stanno aprendo tutte le scuole, stanno aprendo a questo ministero meraviglioso, parlare sul bullismo. E se andate a vedere, proprio questa mattina parlavo con Enzo, il responsabile, diceva: fratello Gianni, ci sono più di 300 giovani che sono venuti al campeggio, sono di suicidi. Anoressia. Satana sta prendendo le menti. E noi che cosa ci facciamo? I nostri culti. Permettetemi di dire, la Chiesa di Gesù è tutt'altra cosa. La Chiesa di Gesù è come Gesù. Gesù guardava le folle e vedeva che erano pecore senza pastori e aveva compassione. Non possiamo continuare a vivere la stessa vita da quando conosciamo Gesù. Dobbiamo vivere per Cristo, non più io ma Cristo, non più io ma Cristo. E allora la preghiera che ognuno di noi questa mattina vuole fare insieme con me: Signore, fa di me un vaso nuovo dove gli altri possono bere. Signore, fai di me la tua luce, fai di me quel sale. Signore, ti do tutto quello che ho questa mattina. Signore, togli da me quel bicchiere tra le mani e fa che io possa guardare te, che tu hai già compiuto tutto per me, mi hai dato la vittoria. Io sono più che vincitore in Cristo Gesù. Mentre cantiamo questo canto, alza la tua voce al Signore, cuore davanti al Signore, e fai la tua preghiera davanti a Dio. Di amore e compassione.
Gloria a Gesù. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai scelti, tu ci hai chiamati a far parte della tua famiglia, la Chiesa qui in Marostra. Signore, io ti chiedo che questa Chiesa sia ripiena di Spirito Santo, che ogni membro di questa Chiesa, Signore, riceva l'unzione dal tuo Santo Spirito, per guarire, per liberare, per sanare. Quell'unzione che era sul tuo figlio Gesù. Abbiamo bisogno, Signore. Questa società più che mai ha bisogno, Signore, di chiese che siano ripiene di Spirito Santo, dove predico un Evangelo vero, di persone che sono state cambiate e trasformate, di persone che possono testimoniare con la propria vita. Io ero, oggi sono. Signore, noi riconosciamo che tu ancora oggi, nel 2019, sei potente da cambiare e trasformare ogni essere umano, ogni vita. Questa mattina la mia preghiera è che ognuno di noi possa tornare a casa e riflettere su questo messaggio, che sono certo che viene dal tuo trono, Signore, affinché noi possiamo comprendere a quale alta e superna vocazione tu ci hai chiamato, quello che tu hai fatto in noi. Signore, noi siamo delle bombe che camminano per strada. Grazie per la potenza dello Spirito Santo che hai messo in ognuno di noi. Signore, che noi azioniamo questa potenza affinché possiamo vincere il nemico. Sappiamo, Signore, quante battaglie spirituali ci sono in questa città marostica. Signore, noi prendiamo autorità su questa città. Se tu ci hai messo come chiesa qui, è perché la tua chiesa sia una luce in questa città. E noi desideriamo, Signore, portare la tua luce. E vogliamo ringraziarti, Signore, per quante porte si aprono davanti a noi. E a volte vediamo che vengono meno le forze. Questo è qualcosa di incredibile, che dovrebbero esserci più le forze. Signore, grazie. Grazie perché siamo certi che siamo al centro della tua volontà. Continua a cambiarci, a trasformarci all'immagine del tuo figlio Gesù. Vogliamo avere i suoi occhi, vogliamo avere il suo cuore, vogliamo avere le sue mani, i suoi piedi, le sue orecchie. Grazie Padre, questa è la mia preghiera. Vogliamo essere come Gesù, vogliamo essere una chiesa che riflette la luce di Gesù Cristo. Ti ringraziamo Signore, perché malgrado tutto, fin qui tu ci hai soccorso. Grazie Padre. Ed ora Signore, il restante di questo incontro, per coloro che desiderano essere collaboratori di questa chiesa, Signore, tu già hai messo nel loro cuore il desiderio. Signore, aiutaci, guidaci con il tuo Santo Spirito. Vogliamo fare ciò che piace a te. Ti ringraziamo Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Signore ci benedica. Alleluia.